Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritornati in Cucina con Ponchio. Io sono Ponchio e oggi prepareremo la frittata di pasta. Per chi non conoscesse la frittata di pasta, è una ricetta per lo più napoletana pugliese, credo. Se sbaglio, scusatemi. Questa ricetta consiste nel riciclare la pasta che diciamo avanza. In questo caso non mi è avanzata pasta, però provvederemo a farla noi la pasta. Ovviamente questa è una mia variante, ovvero con ingredienti personalizzati miei, ovvero per esempio qualche formaggi, cose, quelli che piacciono a me. Perciò procediamo con gli ingredienti. Ragazzi, gli ingredienti principali previsti anche dalla ricetta sono 500 g di pasta, in questo caso sono spaghetti, sale quanto basta, 20 g di burro, 6 uova, 50 g di parmigiano, e pepe quanto basta, e poi gli ingredienti che ho scelto io, ovvero delle fettine di scamorza e delle patate. Perciò procediamo alla preparazione. Bene, adesso prepareremo gli spaghetti. Per prima cosa mettete un pizzico di sale nella pasta, nell'acqua, e poi aggiungete gli spaghetti. Bene. Non li spezzate, pian piano questi diventeranno più soffici. Gli spaghetti dovranno essere al dente. Procediamo con gli altri ingredienti. Bene ragazzi, per prima cosa dobbiamo pelare le patate. Ok ragazzi, una volta pelate le patate, provvederemo a tagliarle. Dobbiamo tagliarla in dadini molto sottili, perciò. Anzi, una volta che abbiamo tagliato le patate in questo modo, ovvero né troppo grandi né troppo fini, procediamo a friggerle. Ok ragazzi, per prima cosa versiamo un pochino d'olio nella padella. Non troppo. Facciamolo mescolare un pochino e mettiamo le patate. Ok, lasciamoli così finché non si friggono. Ok ragazzi, intanto che la nostra pasta e le nostre patate sono in preparazione, inizieremo anche a preparare le uova. Ci serviranno 6 uova, come avevo detto in precedenza, perciò incominciamo. Ok ragazzi, una volta che abbiamo aperto tutte le uova ci basta solo mettere il parmigiano. E un pizzico di pepe. Bene, adesso mescoliamo. Mi raccomando, molto piano perché è molto difficile mischiare con tutto questo parmigiano. Bene ragazzi, una volta che le nostre uova saranno arrivate a questa consistenza, vuol dire che saranno pronte. Procediamo con le altre cose. Ok, adesso che la nostra pasta è pronta ci resta solo che scolarla. Adesso iniziamo la preparazione della frittata. Mettiamo la pasta che abbiamo scolato in precedenza e la mettiamo qua. Adesso aggiungiamo anche le patate che abbiamo cotto fritte in precedenza. Bene, adesso mettiamo il nostro composto di uova e parmigiano. Ok, una volta che l'abbiamo messo iniziamo a mischiare.
Bene ragazzi, una volta che l'avete girato omogeneamente vi verrà fuori questa cosa. Procediamo a friggerla. Ah ragazzi, mi sono dimenticato di mettere il burro nella pasta, ma non fa niente, voi se ve lo ricordate mettetecelo. Ok, mettiamo un pochino della nostra pasta. Mettiamo un altro pochino perché questa non basta tanto. Ok, compattatela molto bene. Una volta compattata iniziate a mettere le fettine di scamorzo. Dovete ricoprire tutto questo cerchio. E anche una al mezzo. Ok. Una volta messa la scamorza potete mettere anche il resto della vostra pasta. Come sempre compattate bene. Mi raccomando, sistemate anche i lati. E lasciatelo così per 10 minuti. Ragazzi, sono passati 5-10 minuti e adesso dovremmo girarla. Ok, una volta che abbiamo girato la nostra frittata, lasciamola friggere altri 5 minuti. Se alcuni spaghetti sono usciti fuori, metteteli così con la spatolina. Ragazzi, vi ricordo che qui in teoria questa frittata di pasta si dovrebbe fare con gli scarti della pasta del giorno prima. In questo caso io non avevo scarti, ma voi se ce l'avete potete anche usarla così. E quando si formerà questa specie di crosticino vuol dire che sarà pronta per essere girata, perciò lo aspettiamo. Che ne sta facendo? Comunque ho messo un coperchio per velocizzare la cottura e vi farò vedere quando sarà pronta. Ok ragazzi, la nostra frittata di pasta è finita e questo è il risultato. Devo dire che per la prima volta che l'ho fatta credo che sia venuta abbastanza bene. E se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e mettete mi piace. Se, mi raccomando, se la fate anche voi questa ricetta taggatemi su Instagram che lo lascio in descrizione. Dal Ponchio è tutto, ciao!